Rosalba Di Bella, presidente della FIDAPA di Alcamo, nel rispetto del programma che ha varato nel momento del suo insediamento, questa mattina all'Istituto Tecnico si è parlato di inquinamento, in particolare inquinamento indoor. Ebbene, come nasce questa iniziativa, Presidente? L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che apparentemente l'aria che respiriamo negli ambienti domestici o negli ospedali o nelle scuole o negli ambienti chiusi possa essere un'aria salubre, un'aria pulita. Invece si è capito che non è così. E anzi che l'80% o quasi il 90% dell'inquinamento ricade proprio sulla salute, proprio a causa dell'inquinamento negli ambienti chiusi. E allora a questo proposito abbiamo pensato di coinvolgere tutte le scuole di Alcamo, gli istituti superiori di Alcamo, per insegnare ai ragazzi ad avere rispetto della propria salute e a collaborare giorno per giorno affinché questa salute possa essere messa al centro della nostra quotidianità. E ad approfondire l'argomento il relatore, il professore Settimo dell'Istituto Superiore della Sanità. Studi specifici che cosa ci dicono in merito all'inquinamento indoor? Sì, ci dicono soprattutto che rappresenta il principale determinante per la salute, quindi è lì all'interno degli ambienti chiusi, dalle case, le scuole, gli uffici, le banche, gli uffici postali, le strutture sanitarie, che dobbiamo lavorare proprio per aumentare quella che noi chiamiamo la consapevolezza e aiutare a migliorare lo stato di salute della nostra popolazione. Come recitava una vecchia canzone, aprite le finestre a primavera. Sì, quella è una delle azioni che può sembrare banale, ma rappresenta ancora adesso una delle azioni che deve far parte poi di un pacchetto di maggiore consapevolezza proprio per riuscire a migliorare quelle che sono le condizioni dell'aria che respiriamo quotidianamente. L'inquinamento indoor, quale cause può avere sulla salute delle persone? Principalmente sono effetti sull'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e quindi sicuramente le classi più vulnerabili della popolazione, dai bambini, le donne in gravidanza o gli anziani, sono sempre quei target che subiscono l'impatto dell'inquinamento dell'aria. Enzo Amione, preside dell'ITTET di Alcamo, ancora una volta la disponibilità e l'apertura esterna verso la società per importanti eventi che si svolgono in questa scuola. Eh sì, è chiaro, la scuola, come ho sempre detto, non ha la torre d'avorio dove stare racchiusa, ma si configura come scuola solo se dissemina e si fa contaminare da tutto il resto della società. Proprio oggi gli alunni del tecnico mi chiedevano, preside, oggi abbiamo il piacere di ospitare anche alunni di altre scuole, sono bellissime queste iniziative perché lo scambio tra gli alunni penso che sia alla base della crescita sociale.